Ci siamo. No, non è vero, ha mentito. Questo controllo ha fatto dei voli assurdi comunque. Sai che sto pensando a una cosa? Per Comunicala, comunicala. risolvere un annoso problema. Ma manca il posto. Io ho una camera libera. Ho una fotocamera libera. Ah, ecco, no, perché volevo vedere dove era questa camera libera in casa, non lo Ho una so. fotocamera libera, completamente libera. E ho anche il cam link. Te in un secondo potresti avere quasi la mia qualità in live. Però. Ma no, ma ne avevamo già parlato che era tutto un macello da impostare. No, è una stupidaggine. Il macello da impostare sono io che vorrei utilizzare quella fotocamera per averla verticale e fare cose con le riviste dei videogiochi. Non ho lo spazio sulla scrivania, per ora. Però se tu. Vabbè. Ecco, Però ti costerà, esatto. comunque, io vorrei ricordare che questa bellissima facecam è stata regalata da Gletson. Tu stai dissando, ma questo è stato un regalo che mi ha mandato Gletson a casa, proprio così, Ah, senza lo preavviso, ricordo, però. senza... perché c'erano i pixel bruciati. C'erano i Esatto. pixel bruciati e poi me ne ha regalata una, quindi sta dissando, sta dissando. Allora, grazie a Nox, buongiorno a tutti. Allora, lo ripeto di nuovo, l'ho detto sui social, lo ripeto, per cui vi chiedo anche aiuto nel caso arrivi qualcuno in chat a chiedere, rispondetevi anche fra di voi per non interrompere il flow. Non c'è il VOD della prima live, non è normale, ho dovuto toglierlo, d'accordo, per una questione. Tornerà, la live verrà comunque ricaricata su YouTube, non vi preoccupate. Zitto, perché se no devo tagliare pure questo! Non dire niente! Non dire niente! Ok, è stata detta una cosa, è stata No. detta una cosa che non era ancora dichiarabile, d'accordo? Quindi è stato tolto il VOD. Adesso tutti andranno a cercare ovunque. Non possono cercarlo, l'ho Ci sarà tolto. qualcuno nel Sì, chi ha dark web fatto che la l'ha clip, scaricato, va esatto. bene, d'accordo. Quindi non vi preoccupate, è normale. La live tornerà una volta che la serie sarà finita, la ricaricherò su YouTube. Per cui sì, se vi perdete la live in diretta la perdete, però tornerà, d'accordo? Non è persa per sempre. Dico, avete aspettato anni, qualche settimana non cambierà l'equilibrio cosmico, tutto qua. Quindi tranquilli. No, no, non c'è stato nessun bestemmione, no, tranquilli. Non è una cavolata, è una cosa stupidissima, però noiosi. Allora, a questo punto io so che tu scalpiti. Me l'ha chiesto Sabaku di giocare questo gioco, ci tengo a precisarlo, ci teneva tantissimo. È il suo gioco preferito di Quantic Dream? No? Perché c'è un cast d'eccezione. Comunque, fra tutti è quello col cast più famoso, perché comunque A Detroit dimostrazione che Become Human. non conta nulla? No, vabbè, sì, nel senso, vabbè, gli attori hanno fatto quello che potevano. Detroit Sì. Become Human ha degli attori, però non sono attori. Beh, c'è Mark Brown. No, Mark Brown, scusa, Clancy. C'è Clancy Brown, sì, vabbè, ma non è un Mark Brown è un attore. altro eroe. Clancy Brown è bravissimo al suo ruolo. Abbiamo visto da poco Le ali della libertà, lui fa. Clancy Brown è solo Clancy Brown. No, in E realtà, no, basta. Carnivale. Ricordati È Carnivale. Clancy Brown più No. Non calmo. è vero, più calmo, più Sì. calmo il carnivale. Sì. Prima o dopo che si strappa i vestiti e inizia a Prima, prendere a prima. colpi di falce tutte Prima, prima, prima. Poi le diventa Clancy Brown normale. persone. No, comunque, no, in realtà Clancy Brown ha nascosto dentro di sé il potenziale per essere un buon attore, solo che è sempre stato sfruttato per dei ruoli specifici. Però non ha dimostrato, per quanto mi riguarda, soprattutto in Carnivale, dove forse per la prima volta aveva finalmente un ruolo da coprotagonista che può essere di più. Però ormai il treno è passato, non so quanti anni abbia, penso sui 70 ormai, per cui penso che non è il momento di farsi una carriera stellare. Allora, Andiamo a andiamo. farci del male. Pessimo, sempre pessimo. Oddio, devo dire, a me il drifting non è messo. Io ho avuto un No, sul problema. No, DualSense no. io ho avuto solo un problema col primo DualSense che era completamente impazzito e la X è morta. Sì. Ma tipo 10 giorni dopo che avevo preso la console. Andato.
completamente. Per fortuna avevo un controller in più e il problema è stato risolto. Ma comunque, allora, dove eravamo arrivati? Ah, il primo colloquio, sì, capito? Mm. Sì. Allora, il volume com'è? Aumentiamo un po' il volumino. Allora, tu sei l'aquilone. Tu puoi controllare l'aquilone. Ricordati il volume. Se, partiamo con la sbruffata, perché va bene, d'accordo. Posso fare posso fare qui qualcosa. Non mi ricordo più. Ok. Oddio santo, cosa... Ah, è codex questo. Ah, era un segreto, ok. Ah, ho trovato un segreto. Vabbè, senti. Fasto colloquio. Colloquio. Ah, ma abbiamo i pantaloni sporchi di colori, guarda. Sì. O è sangue rosa? No, penso siano colori. No, io non posso fare niente. Non puoi fare niente? No, devi fare volare le sedie, non lo so. Stop it, Iron. It's your fault we're in trouble, so cut it out. He's replacing Dr. Matthews. He's the one who's going to be taking care of you from now on. He seems really nice. Go on, he wants to meet you. Oh. Come on, hurry up. I'll be right here, sweetheart. È bello potersi muovere all'interno delle scene liberamente. Peccato. Jody, he's waiting for you. No. No, ci sono i segreti dell'avventuriero. Tipo, perché io adesso non ti posso dare il controllo e chiederti di fare spaventare la tizia? Perché non è un gioco da tavolo. Forse la puoi fare, no? No, non posso. Non puoi fare niente, non puoi farle... Nope, niente. Posso buttarmi nella spazzatura. No, è il lavandino. Come quello. Sarebbe dovuta andare. La la sceneggiatura. Mamma mia, vabbè. Se l'avesse letta una persona competente. Addio. My name is Nathan. Nathan Dawkins. Che bello che è. It would be a good idea for us to have a little chat, get to know each other a little better. That is, if it's okay with you, of course. Mm. Butta io a terra le cose. Non posso, tu forse puoi, io non posso. Ah sì, vabbè, posso toccare la pallina. Adesso tocco la pallina. La famiglia. They're pretty boring books. To be honest, I haven't read them all. How about you? You like to read? Secondo me, questa cosa la dissi sempre, qui ti fanno percepire che comunque lei come bambina è un po' problematica, al di là del potere suo, è molto chiusa, molto introversa, certo, parla pochissimo. Ha sempre avuto un contatto animico, appunto, quindi non è capace a comunicare fuori. Esatto, escludendo il fatto che c'è una motivazione esterna, un fattore esterno molto valido, diciamo che a vederla così un po' sembra rientrare nello spettro autistico. Certo. Questa cosa da adulta non c'è più. No. E questo è il fatto. Perché non è davvero così. Lei, crescendo, non sembra più, capitemi, strana. Ti fanno percepire che da piccola... Però manca il passaggio narrativo che te lo fa affrontare. Che da piccola... viene notata, cioè è comunque una bambina un po' particolare, sì. Che viene percepita dai coetanei, l'abbiamo visto alla festa, come una stramba, al punto da risultare bullizzata in maniere, vabbè, discutibili, però comunque dal punto da indurre il bullismo proprio perché è molto bersagliabile, mm-hmm. E poi diventa adulta ed è normale. Sì, è un po' chiusa, d'accordo, però, hai capito, è meno chiusa di me, capito? Io non ho l'aquilone attaccato che lancia le sedie in giro. Per cui, secondo me, avrebbero dovuto fare più leva sulla sua problematicità anche in età adulta, che forse, paradossalmente, considerando
che in quel caso l'età corrisponde a chi interpreta il personaggio, praticamente più di lì doveva essere anche più semplice a livello attoriale fare una cosa del genere. Però boh, secondo me c'è proprio, viene persa questa aura di bizzarria, di stranezza, di mistero di questa bambina. A un certo punto viene a mancare in Beyond, davvero strano. Io cerco di fare critica costruttiva. No, io sottolineo che il motivo è più semplice. Lì c'è la famiglia. Esatto, ora comincia il dramma. That's my wife Helen and my daughter Laura. My daughter's about your age. No, non è vero. Palesemente tipo 20 anni in più. No, almeno 4, cioè. Poi vedi, ha i tagli. Sì. Voglio dare fastidio, voglio toccare le cose. You like it? You can have it if you want. Quanto sta cercando di corromperci. No. National. Sì, Clauxel sicuramente dici l'addestramento, però l'addestramento, ti fanno vedere un addestramento di natura fisica alla fine, ok, studia, però la componente psicologica, anche perché comunque in teoria il problema che la porta a essere a isolarsi c'è sempre, sì. Cioè non è che viene meno, non è un corpo estraneo che lei controlla e impara a controllare, è un'entità con una coscienza e una volontà, quindi non puoi importi su questa, ha un carattere che tu scegli, per cui potenzialmente se tu provi a controllarlo Aiden si incazza, non è una cosa che puoi gestire, che puoi esercitare, non è una telepate, una psicocineta. Dici, la telepate magari ha questo problema che sente le voci degli altri, quindi si esercita a isolarsi e mantenere la calma. No, in questo caso è un potere molto specifico, quindi non è una cosa che puoi esercitare più così tanto. Sì, puoi provare a interagire con gli altri, però secondo me l'elemento di lei un po' strana doveva restare. Secondo me viene a mancare troppo. No. Le ambientazioni sono stupende comunque, cioè un livello di dettagli folle. Folle da una botta al PC. PlayStation 3. Sì, qui era masterizzato, però chiaramente il lavoro è quello. Comunque, la cura per i dettagli. Non c'era Bastard, peccato. Vabbè. Questa cosa sarebbe stata potuta. Non è la lampada verde solita. No, ma sempre, ma quel pantone è sacro. Sì, ma non è la mappa, ma non è quella lampada verde comunque. Vabbè, dai, sediamoci, andiamo avanti. Andiamo. Ci sto provando, aspetta. Jody, my job is to study Freaks, esatto. Freaks. And then try to explain them. Like che noia. The things that happen around you, right, Jody? Povero Cristo, ma dagli una soddisfazione, un sorriso, un sì. You have an invisible friend. This friend, has he been with you a long time? Since you were born? Ok, ho già capito tutto, fine della storia. Or a spirit of someone who passed away. Esatto, è giusto fare spallucce. Can you prepotente. Bene. Ecco lei, la poeta ovviamente, la principessa, la princesa. Non serve impegnarsi per fare la cringe run a Jarek, non ti preoccupare. No, è Beyond. Non ti preoccupare. A un certo punto dimentica di quello che vuole essere e si trasforma. Purtroppo non ho controllo.
Guarda, è bello la texture della pelle. Sì. Non ho controllo. Bucare il foglio così. Sì, esatto. Ecco. È vero, ha ragione. Mind if I take a look? Che cazzo te l'ho passato a fare, dottore? Volgare, aggressivo, polemico. Mi dissocio. So, this thing is your friend and he's connected to you with some kind of cord. Is he here right now? Can you tell him to do something? Quanto era figa sta storia. Questa cosa è troppo figa. Questa, cioè, per adesso, salvo qualcosa, è no! Bella. Ok. Sta finendo qualcosa. Oh, tempo. Sì, a tempo, a tempo, lo so. No, aspetta. Il cassetto è la cosa meno vulgare. Dipende, come fa esplodere l'intero... Va bene così. Portatela via. You tell him what to do and it happens. Se vuole. Se I don't tell Aiden what to do, no one does. He's like a lion in a cage. We're tied together. He can't go away. That makes him really angry. Non è vero. It's not my fault. I want him to leave too. It can be really scary sometimes. Secondo te gli dici sempre di no? Did he do that? Si apre così. Non è Detroit, eh? Ma sì. No. That was the monsters. Attenzione, perché c'è pure questa cosa. Esatto. Che figa fino a che non scopri davvero com'è gestita. Sì. No. Hai letto la sceneggiatura, Cage? L'ho finita. L'hai letta? L'ho finita. Mi fai un disegnino? No. Le puoi dire cosa fare? No. Funzionerà? Spallucce. Mostro. Così. Emotions. Ah, sì, giusto. Ma perché se lo fai lineare capisci che è una presa per il culo? No, questo non è lineare, questa non è la versione lineare. Qua te lo fanno sembrare, capito? Infatti io vorrei fare il bad ending, che secondo me è il più figo. No, infatti sì, no. Ma l'unico finale è il bad ending, quello è... almeno sembra un film di serie B e non Z. Che paura! È Aiden. È Aiden che sta citofonando, ragazzi. Sì, è la mia caviglia che... Vabbè, dai, la caviglia nei due. Io stavo dicendo qualcosa prima, solo che me lo sono dimenticato. Che era una cosa sempre riferita ai poteri, comunque. Giocarlo d'ubriaco rende molto di più? Esatto. No, allora, riguardo la questione... riguardo la questione dei mostri, riguardo la questione... Tutto a posto? Beh, si sollevare 20 kg. Ma potevo anche non dartelo in mano, di solito sono un carrellino. Me l'ha dato in mano perché sono uomo. Sì, ho capito, la schiena però si spezza. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. È stata una comunicazione testosteronica. Sì, mi ha guardato, io l'ho guardato e sì. Lui mi ha dato la scatola. Sì, ed è venuto uno schiacciamento delle dei dischi a tutte e due, bravi fessi. Comunque, no, volevo dire giusto una cosa. Ah! Cioè, per forza! Me lo ricompri! Continua a farmi cadere il controller! Io può. Allora, Sto usando il cappuccino come se fosse un buon vino. Per non farmi venire fame, ok. Stavo dicendo prima che secondo te, anche questa, ti presentano Aiden come una cosa quasi spaventosa. Certo che sì. Sì, ma sembra che lei lo odi. Ma mi lei... fa paura, voglio che se ne va, è sempre arrabbiato. Ma lei lo odia da piccola. È spoiler che alla fine non si... Vabbè, ok, ma lui non è il mostro, quindi non è un'entità negativa, però
Lei fa la vita che fa a causa come di... un leone in gabbia. Vabbè, cioè, sì, la bambina quella... di un anno ma che quella dice... è Cage. O chi l'ha aiutato a sbagliare, cioè. Guarda, Cage, signor Cage, dobbiamo mantenersi sul livello. Ma io qua ho scritto una cosa buona. Non devi. Sei fa parte sì. della tua Basta! Identità digitale. Silenzio. Oddio, qua si può sbagliare tutto, mi sa. Sì. Sbaglio tutto. Quindi voi di trama che sei tutto Aiden. Vabbè, ci sta, mi piace come idea. È sempre così facile battere queste cose che è sempre interessante scoprire il contrario. Forse il tutorial non puoi sbagliarlo? Secondo me non puoi. Dalla prossima sì. Perché è la prima volta che te l'ha fatto fare. Madonna, ma con quale velocità? Non era così veloce! Però così la trama secondo me migliora pure, perché è come se fosse costretta. Esatto. Ma infatti è meglio così. Non puoi fallire questa cosa. Hai fatto una flessione senza motivo. Flex così. Flex letteralmente. That's it, Holmes. Come on. I haven't got all day. Lo fanno sembrare che è quasi action. Posso schivare? No. No, cioè, è, posso è non... tutto tutorial questo. Ma mi sa che devo farlo per forza, se no non va avanti. Ma era elettrificato. Sto sbagliando apposta. Cioè... Sì, 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 però mi sa che va avanti. No, no, non va avanti. Un loop. Che bello questo action. Ho sbagliato, direzione sbagliata. No, ma infatti in realtà è simpatica come hanno voluto. Sì, ma non lo userei mai. No, dai, basta, per favore! No, non sapevo che dovevo fare, pensavo di dovessi abbassare. Che cazzo di parata è? Quella la schivi! Che mossa è sta minchiata? Che è sta cosa? Dai, basta! Che mossa era quella? Vabbè. Io farei tutta la diretta così. Vabbè, vado a fare una telefonata. No, no, questa cosa è da Street Sharks. Io un po'. Aim, shoot. Advance to the next cover. Got it? Cosa sta facendo? Non lo so, c'è stato un... Ho premuto X, ma... gameplay nel gioco. C'è tipo una breve sezione. Ci sto provando. Sì, te lo fanno sembrare action qua. Che sarebbe stata una rivoluzione da Heavy Rain molto interessante.
qua non si può sbagliare. Vabbè, ma che almeno ci colga, ci sta. No, 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 ti sto dicendo sì, vabbè. Però non hai la possibilità di... lo so, figurati. Ripeto, Detroit è inarrivabile. Sarà difficile trovare un altro videogioco libero come Detroit. Fino a un certo punto, perché poi cade nella bullshit pure lui, però... resiste quanto più... Ma scusa, così si fanno gli esami con R1? Smetti di premere R1. Ma non posso, mi fa ricominciare. Non si può. Non ti fa fallire. È una cutscene interattiva noiosa. Te lo fa ricominciare. Non posso manco fare schifo. Cioè, non sono libera di fare schifo. Ma voglio solo fare schifo. Poteva essere un filmato questo. Fammi fare schifo. Ah, ok. No, oddio, non lo so. Perché ho sbagliato. Sì. Ok, almeno, grazie a Dio. Grazie a Dio. Vai. Ah, tocca a me. Attacca. Porca miseria. Presser 1 to pax exam, esatto. In teoria, se riesco a fare la figata dalla base, no? Good. Let's keep going. È gigantesco lui. Si è divertito, sbaglio. Doveva divertirsi il tuo istruttore. Comunque, minchia, se si pignolo, se c'è sangue subito alla prima botta, insomma, cioè... È un po' strano, beh. Sì, ma perché non usano le protezioni? Perché sono tosti! Voglio fallire, fammi fallire! Quella craniata è veramente brutta da vedere. Con quello che ti guarda, tra l'altro. Keep your fat ass down. Keep up. Posso cadere? Ti prego, dimmi che posso cadere. No, non posso cadere. Ti prego, fammi cadere. Non posso. Cadi. Sbaglio tasto. Niente. Dai, 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 cadi, cadi, cadi. What the fuck are you doing? No, è punitivo, è punitivo, perché ti fa rifare da capo, non cambia la scena. Amica. Ricomincia proprio da capo. Questo è un passo indietro rispetto a Irene. Irene, tu sbagliavi, esatto. Il personaggio moriva e la storia andava avanti. Ma infatti la cosa folle è che Irene è meglio. Non esiste che ripeti. Irene è meglio. Non c'è il game over, tu sbagli e va avanti. Cavoli vuoi, non... Ma infatti Detroit è meglio di Irene. Aia, mamma mia! Ma questa cosa! Non vivo, è lore, è lore. Devi metterle tutte e due sulla parte. Sì. È lore. Magia. Comodo, Jody. Raccomandata. È raccomandata lei, non doveva starci là. Niente, non si può, non si può. Devo farlo per forza, che palle. E basta.
scusa. Sei senza protezione, mi raccomando. È diventata bravissima, guarda, Imena. Not bad. Perché non l'hai vista in stanza prima? Cioè, lei si è sempre, tornando al discorso di prima, scusatemi, cioè tornando al discorso di prima che dicevamo dell'essere disadattata, non in senso spregiativo, ma proprio perché di base non è adattata, ok? È ovvio. Non c'è mezzo secondo in cui lo vedi letteralmente che si allena effettivamente con gli altri, solo con gli istruttori, è sempre da sola, e che posso anche capirlo perché comunque è un soggetto pericoloso, cioè sì. Posso capire che ha la classe speciale, va bene, ma a maggior ragione... Dovrei fare un personaggio, capitemi, alla Cumberbatch, un po' come i tipici personaggi, Sherlock Holmes, sì. Questi personaggi che sono un po' isolati, alienati, molto intelligenti, molto capaci, però che un po' ruvidi, no? Che non riesce ad averci a che fare, sì. Che magari non colgo loro ironia, che si trovano a disagio con le persone. Secondo me era perfetto, cioè si scriveva da sola. La protagonista si scriveva da sola. Tutto questo è costruito per lei, cioè non sì. È l'addestramento di gruppo. No, no, è solo per lei. È per lei, perché lei è un soggetto, è particolare, no? Vuoi farlo tu? Fallo tu. Beh, non vuoi, fallo tu. Perché devo farlo io? Cos'è action che c'è in te? Non capisco. Non posso. Non puoi farlo. Che palle, vai, usa Aiden. Niente. Posso ucciderli? No, non li puoi uccidere, li devi distrarre come se non sapessero che... Vabbè, grazie, è un addestramento, devono saperlo. Loro agiscono in maniera realistica rispetto all'insegnamento che devono darti, altrimenti voraci. Ah, puoi batterlo però. Sì. Neutralizza. Cioè, si fanno anche neutralizzare, ovviamente. Sì, minchia! Era finto. Oh! Non è, si fanno neutralizzare. Vabbè, perché sono... delle bestie gli sceneggiatori si fanno neutralizzare. Beh, io sì. No, magari qua è stata anche scritta realisticamente, ma chi ha deciso di fare questa cosa è stata un po', è stato un guarda, po' guarda che si ranta quanto ranta. È finto, è tutto finto, non li no, ma capisco, si è rotto il collo per finta, tizio. È morto, è tipo morto, ha gli occhi aperti, è morto sul colpo. Credo sia il lato giusto comunque. Non lo so qual è il lato giusto. Dovrebbe vedermi tantissimo se mi buttassi adesso. Ok, non lo so. Non importa. A me sembra un collo rotto quello, quasi, comunque. Vabbè. Ma fai le spalle, seccalo subito. No, aspetta. Vabbè, me la si è aggiustata da sola, perfetto. Vabbè, Aiden, gli spezzo il collo. Tanto è un'esercitazione. Esatto. A posto. Cosa è successo? Ah, l'ho strozzato per davvero, perfetto. Devi ridare il controllo. Sì, puoi anche uscire dalla paura di copertura. Bang. Ma dove? Era di spalle. Era di spalle. E per fortuna la squadra aumenta. Si scopre che anche lui ha uno spirito. No, again da capo no. No, che due coglioni. Perché? Fammi fallire l'esame. Bad ending. Che cavolo di incredibile. Bad ending. Bad ending. Ah, no. Deve innescarsi il consiglio di farlo. Siamo così. Possiamo smettere di fare sta live? Ora. Ma vaffanculo. Bad ending. Non ha mai superato gli esami. Sì, era di spalle, ragazzi. Assolutamente di spalle.
se non, però se te le trasporto, perché non era una cosa che dovevo fare. E prima c'era Heavy Rain comunque, che per carità, mamma mia. No, Heavy Rain ha delle genialità comunque, esatto, a livello di ha gameplay. Delle ha delle totali cagate. Ha però, delle cagate, assolutamente. Però è su un altro pianeta. Soprattutto consigliere, prima di Heavy Rain c'è stato là, come si chiama? Fahrenheit. Fahrenheit. Altro capolavoro, mamma mia, Fahrenheit. Devi tenere più modo X quando ci sto provando. Ci sto provando. Come corre? Ma non posso andare sotto? No, ma figurati. Posso strisciare? No. Ok, Aiden time. Ah no, prima lui. No, prima devo strozzare qua, devo fare il soffoco. Scusate. In realtà il colpo di scena è che lei non lo sa che è un'esercitazione. Ci sto provando tantissimo. Ok. 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 Vabbè, vai tu. Ti faccio giocare un po'. Strangola. Puoi strozzare l'altro? No. No, non posso. Saltagli addosso. Finto, è un'esercitazione. Not bad, Jody. If this wasn't an exercise, you'd be dead by now. 20 volte. If this wasn't an exercise, you wouldn't even be able to open your big mouth, Ryan. Sta possedendo una persona svenuta, vorrei fare presente. Welcome to the agency. Thank you, sir. Yeah, Jody. Welcome to the agency. Hey, looks like you made it, Jody. Congratulations. Con quello sempre che avrà incubi, terapie, deve licenziarsi, famiglia distrutta. Ma non è vero. Cosa? Meno di 5 colpi. Ho preso certe trambate. Forse comunque meno di 5 colpi. L'aspettativa che gli sviluppatori avevano dei giocatori, hai superato tutte le prove di furtività senza farti individuare. Ma non è vero, ho fallito. Va bene, possiamo andare avanti. Ma... yeah. Ma... sì, comunque secondo me almeno 3 di quelli andranno all'ospedale. Almeno 3 di quelli. Quello posseduto probabilmente avrà dei danni neurologici permanenti. Però... capito, è una storia frizzante perché succede un sacco di roba, vedi, fa salti. Resident Evil 0. Che esperienza. Ah, giusto, qua. No, in questa sezione cronologica ci sono certe stronzate indimenticabili, mi sono rimaste impresse. Va bene, Aiden. Vabbè, gioca, guarda. No, la gioca un po', guarda. Certo, certo. Lei dorme. Però potevi fare, potevo svegliare. Ah, vabbè, la puoi svegliare. Sì. Quella è trama. Graficona. Solo dalla finestra posso entrare. Sono delicato. Che ribelle. Se n'è accorta. Niente. Mi sa che arriva al limite. Proprio niente da fare. Cioè, per dire, secondo me dovevano fare vedere un'esercitazione in cui loro si esercitavano a distanziarsi, per esempio. Cioè, lo sforzo, quindi magari con lei che soffriva, magari veramente perdeva sangue, no? E si sforzava. Cioè, dovevano fare molta più leva, non sull'addestramento militare del manga, ma sull'esercizio dei suoi specifici poteri. Poi è ovvio che lei deve avere un'esercitazione militare di base, ovviamente. Però la cosa importante era che lei imparasse a usare bene i suoi poteri.
E che quindi, ovviamente, più lui si riesce a staccare da lei, più diventa efficace. Per cui dovevano farti vedere quello, non lui che lancia i barili. Oppure, appunto, fare vedere che faceva proprio test in base al peso delle cose che lanciava, se lei si stancava di più, di meno, le conseguenze appunto del sollevare, la quanto era capace di manovrare con precisione, questo tipo di esercizi. Cioè, chi se ne frega di fare la parte, l'infiltrazione, c'è anche quella, d'accordo, però nel momento in cui hai lo spirito che ti fa esplodere le cose, non hai neanche tutto questo bisogno. Lo fai, però, boh, non lo so. Cioè, anche perché lei teoricamente è molto più utile da spia che da agente operativo, sinceramente. Ma col suo range limitato, appunto. Per questo ti dico, ma infatti la scena lì dell'ambasciata ha senso. La usi come spia, là. Mica come agente operativo. Nel senso, la fai infiltrare. Non so, c'è sto così grande potenziale. Pure il cane è triste, guardalo. E qua mi sa che mi devi avvisare. Devi spiegare. È quello che stavo cercando di fare anche prima. Cristicone, grazie. Routing check. Can I see your IDs, please? Via. Ma'am, return to your seat, please. Shit! That's her! Inutile, le spalle in questo videogioco non esistono. In caso, non so se devi mandarmi ogni tanto a dare qualche spinta. No. Oh, ma che cacchio? Ah, è un altro poliziotto. Sì. Hey, you crazy? Non è una buona idea, Jody, ma che fai, cioè? Non lo so che vuole, non lo so! Vuoi buttarsi al treno in corsa? Madonna, Aiden, farlo sui polmoni di quelli, risolvi il problema. Basta una vena, capito? Vabbè, ma non vuole uccidere, quindi. Vuole Aiden, non vuole uccidere. Ammazza. Vabbè, comunque addestrata adesso. Sì, adesso sì. Aia. Non si sa come l'abbia mancato in un corridoio a 5 metri, neanche 5 metri. Vai. Mi sa che fai, it's hidden time, eh? Velocità. In teoria è molto spiacevole, ma questa velocità non riusciva a stare dritta nel corridoio e riesce a camminare sul treno bagnato. Beh, no, è una situazione un po' estrema. Vabbè, qui vuole essere un action, per cui va pure bene, dico, una figura di questo.
punto sono arrampicati tutti sul tetto, sì, a tempo zero, eh. Fallimento più di successo, sì, che esatto, non ho mai visto un fallimento così efficace. Nessuno che cade dal tetto comunque. Ecco, questa è una cosa che dovremo discutere in futuro. Scudo antiproiettile. Sì, esatto. E anti-impatto. Che sì, fra... sì. No, ma proiettile, ma se non si becca lì tipo l'elicottero in faccia lei a un certo punto. E poi la trama se ne dimentica completamente. Incapaci di gestire una cosa così semplice. Sì, comunque sceriffi così addestrati. Sì, tutti che menavano benissimo. Ok. Come se niente fosse. Era la mia fermata. Beh, oddio, in realtà no. Il fatto è che vedi, si è ferita. Sì, sì. Quindi, teoricamente... cosa? Se è un impatto così tranquillo, tutto sommato... cioè, ok, è brutto, ma non è un'esplosione, per intenderci. La ferita... dopo... dovrebbe esplodere. Ma no, ma la ferita si è ferita prima, non per questo impatto. Quando è che si è ferita prima là sulla schiena? Scusami. Beh, non è caduta. No, non era ferita prima. Vabbè, trovami. Ah, non posso chiamarti, stai dormendo, ok. Niente. Sono stanco. Che avrebbe senso comunque. I know. Che avrebbe? Gotta get out of here before they come back. Avrebbe assolutamente senso. Oh, i cani! Come hanno fatto a esserci? Cioè, proprio virtualmente, a essere in questo bosco con i cani lì. Stavano inseguendo il treno e hanno deciso di fare un teletrasporto mirato tramite scotti nel bosco in cui è caduta. Vabbè, Stati Uniti, dai, la polizia è dappertutto, dai, fossero questi i problemi. Oh, come in addestramento. Esattamente. Così. Il mio punto debole, saltare e abbassarmi. Aspetta, ogni tanto la faccio realistica, ogni tanto prende qualche botta. Tipo adesso. Lascia la scia di sangue, praticamente. Stanno sparando, eh? Sì, sì, ma figurati. Ci stavo provando tantissimo. Ti prego, fallisci. Niente, non si può fallire, mannaggia, ma almeno vedete, cioè, cavolo, persino nei giochi Super Massive, se fallisci magari e non sono cose importanti, e comunque la scena avanza, esatto, con un'animazione diversa. Posso sbattere contro gli alberi? No. Ti giuro, sto vomitando. Vedo niente. Possiamo sperare che magari non volessero colpirla e l'hanno fatto per spaventarla, magari sparavano in acqua per sperando che lei si arrendesse. Cazzate! Però vabbè, dai, magari non l'hanno colpita apposta.
fare. Sempre punta sempre quell'avambraccio, non. E che ho paura che gli si fallire troppo, che poi mi fa rifare tutto. Mi sa che qua devo farle basta. Tenuto a bada tre cani addestrati. Comunque, tre pastori tedeschi addestrati. Perché i loro morsi non hanno un effetto. Sì, esattamente. E poi lì ci stava, magari mi facevi un intramezzo con Heider che mi curava. Magari. Visto che lui ha questo potere demiurgico. Oh no, non è demiurgico, taumaturgico. Posso cadere di sotto? No. Vabbè, abbiamo già dimostrato come il sistema di gioco ormai. Ma io continuo a sperarci, ma secondo me qualche cosa c'è, qualche cosa gli è scappata, fatta figa. Trattieni il respiro, no? Io non commento queste persone. Invisibile. Ho guardato solo i loro piedi. Sì, ho guardato solo i piedi. Pensa quante scelte ci sono all'inizio di Detroit Become Human sul tetto. Che è una delle parti migliori del gioco. Comunque, sì, in realtà sì, è fatto apposta per esserlo. Sì, sì, sì. Ah, qui c'è l'apoteosi delle conseguenze narrative disastrose. For it, I didn't... Questa sarà interessante. Guarda dietro se c'è qualcosa da raccogliere. Non lì, dentro. Non la strada, non puoi allontanarti così tanto. Devi alzarti un po', se no non vedi niente. Ah, fastidio. Like it's ever gonna let up. I hope to hell she gets here soon. Motorbike. Just what I need. Interagire con la moto, quindi. Che c'è qui? Oh, vai, vai! Vai, vai! Go, go! Jesus, Mike! What the fuck? Are you crazy? Put the fucking gun down now! Hey! What the fuck are you doing? Ti prego, inciampa. Fucile con i proiettili infiniti, è fantastico. Oh, magari no, in realtà non è un fucile classico, anziano. Whee! E ha tanto tempo. Whee! Mamma mia, che belle queste da guidare sono, mamma mia! Ovviamente lei sa guidare anche una moto. Così.
tra l'altro sono, hanno pure le marce, tra parentesi, diverse. Gliel'ha insegnato la CIA, Guardalo! Sono pure pesantissime. Ma sempre adesso il controllo e vado fuori strada da quel punto di vista dell'elicottero. Purtroppo non posso. Non posso schiantarmi. Vai che adesso dai. Un grosso problema di trama, Dorian. Dai, sì. Hold your positions. No choice. We're going straight through. Are you ready, Aiden? Solo stavolta sarà pronto Aiden. Questo è il nostro problema. Scudo a proiettile e boom! Cellulari della SWAT catapultati come se fossero coriandoli. E lei non risente minimamente del colpo. Niente. Non c'è alcun rinculo del. Ed ecco a voi la fine. No, qui mi è caduto completamente. Ma non si riprenderà mai più. Qui mi è caduto. No, ma l'inizio figo è finito. Questa è la fine della storia. Aiden da ora in poi farà così al massimo e permetterà a lei di subire. No, c'è la parte dell'elicottero ancora. Ah, sì, giusto. C'è la parte dell'elicottero. Beh, ogni qualvolta lei potrà subire danni, lei non la difenderà mai più. Anche se lei ne ha. Sì, vabbè. Questa è la scena del trailer. Grazie Aiden, vabbè sì. Comunque io intendevo l'intera scena, cioè finita questa scena, sì. Beyond è nel catrame, prima ancora di poter raccontarsi. Comunque i migliori sono gli sceriffi per quanto mi riguarda, allora sotto sono scarsissimi. Ma solo questa volta. Vai Aiden, rompi i culi Aiden, vai, sai cosa devi fare. Questa era la demo per venderlo. Me lo ricordo. Solo quello che vogliono loro, eh. Ok, spariamo alla gente. Anche quello la distanza che è la distanza massima è arbitraria. Sì. Mamma mia questa cosa, vabbè. E ci! È finita, ragazzi. Si vede quanto è stanco Aiden che cappotta le macchine, i blindati. Ma poi anche quando è riposato non lo farà mai più. Ma no. Bastava scriverlo un po' meglio a livello di poteri, se lo saranno ben studiato. Cioè... Banalmente. No, è sparito. Coerenza. Sloan, grazie. Costinse. Coerenza. Costanza. Capacità. Parole dure. Che
qua ancora l'elicottero non è apparso. Mi no, so. No, è ancora presto, cerchiamo. Mi sa di là, eh. Ah no, che non è. Cos'è? Vabbè, questo era giusto per fare un po' di danni strutturali all'ambiente. Che poi in teoria Aiden avrebbe tutto l'interesse che le morisse, se dobbiamo dirla tutta. Però beh, vabbè. No, dai. Lui non può andare da solo. Ho capito. No, dai. Che si starebbero c'è insieme? C'è Debeli, non si sa mai. Non si sa mai. Alla fine quello cosa è cosa stanno sparando? Non lo so. They're everywhere. Help me, Aiden. Fucking help me. Là c'è la gente qua, cosa da cappottare, chi sia pure. Così lui abbiamo deciso che lo strangoliamo. Lui muore strangolato. No, ma è completamente incapace di dare scelta al giocatore questa storia. Pionda veramente. Che poi in realtà penso un secondo dall'esterno questa cosa è spaventosa. Sì, ma nessuno reagisce a questa cosa. Vai. Sto cercando di capire cosa fare. Bravo. Beh, potevi metterla. Doveva lanciarla su voi, infatti. Ah, beh, giusto, negli Stati Uniti se fai un starnuto vicino a una stazione, una pompa di benzina, esplode. Che poi qua la puoi fare pulita? No, qua devi trovare le interazioni esplorando in questa mappa aperta e a un certo punto decidere. Okay. Posso fare qualcosa? La macchina. Gira la macchina. Eh sì. Ah, la macchina. Mi chiede la porta. E poi gliela apro la porta. Un po' meno blu, per favore. Posso, ora non potranno mai passare. Quindi, signorine? Puoi darmi il controllo? No. Aiden, quick! Create a diversion! Blast the cars! Va bene! Mamma mia! Bella, è già esplosa! Ah, bello lui! Getting closer! You gotta help me! Leave me the fuck alone, because next time I'll kill everyone. Beh, che ho appena fatto, eh? Non vedo. Come on, Aiden. I think they get the message. Procurala, che sta zoppata. Poverina. No, non si può. No, ormai dimenticato. Quella cosa funziona mezza volta. Forse un bis. Ma stai scherzando? Poteri, controllo, scrittura, uso degli strumenti in una storia, ma che stai scherzando? Ecco. Ma come si fa a farlo senza farsi arrestare? Stai facendosi arrestare? Vabbè. No, dai, un altro lo facciamo, dai, un altro. Va bene. Dai, un altro lo facciamo. Così ci togliamo la cosa tranquilla, il mio amico immaginario. Noi ci ha fatto, esatto. Che è anche la mamma di Sora. Sì.
honey. You can't spend the whole day looking out the window. Why don't you find something to do? Looking out at the window. Mommy. Continuano a far vedere lo shader degli occhi perché è il più grande flex della storia della PlayStation 3. Certo, c'è Guns of the Patriots, ma... Comunque, ci sono giochi oggi che non hanno i capelli così belli, comunque. No, infatti, oh mio Dio, c'è stato un fotogramma sì! della sua faccia che è esploso. Sì! Spero che accada di nuovo. No, penso di no. No, no, è stato un momento incredibile. Cioè, guarda i capelli, che belli. No, il... No, non è stato quello. No, no, fa, no, no, l'ho sì, visto, sì. l'ho visto. Ha avuto una sorta di tic facciale assurdo. Ah, poi... ah, giusto. No, dai, fa sclerare la mamma. Ah, vai, vai, arrivami in controllo. Non è che lo devi fare per forza. Porca miseria, povera mamma, cioè. Non voglio sedermi. No. Oh, l'ha voluto lei, comunque, che mi dice, fai qualcosa, adesso rompo le palle. Cioè, era tranquilla la bambina. Comunque, che schifo i soldi, Mamma mia. Ecco, vado all'altra finestra. Esatto. Vado all'altra finestra adesso. Jody, where are you going? Nowhere. I was just looking outside. Ecco. Guarda, se esce così, torna con 39 di febbre. Come on, honey, I gotta get dinner ready. Ho capito, lei ha chiesto di non stare dalla finestra. Non può toccarti, non può parlarti, non può uscire, non può guardare dalla finestra. Fa cadere i biscotti. Can I have a cookie? It's almost dinner time, sweetheart. Prendiamo sti biscotti immediatamente. Forse la devi estrarre. No, no, io li prendo! Cos'è successo? Sei finito al piano di sopra! Mi ha schizzato al piano di sopra. E non puoi fare niente forse al piano di... Perché mi ha schizzato al piano di sopra? Non lo so, ho il tappo, sei partito col tappo. Solo il tappo? Posso spingerli? Che palle! Aspetta, riprovaci. No, non posso, non ho controllo, non c'è nessun input. Vedi? Non c'è input. La devo distrarre, forse. Forse non puoi io. Perché non è rossa? No, intendo, devi fare un danno tipo l'orologio, cose così, così lei si... Vediamo. Si allontana. Non me la ricordo, se stronzate. Però non farmi sboccare, ti prego, già... Fondamentale. Un bell'incendio in casa. Niente, adesso gli piace ribalzare quando fa le cose. Ma perché sale? Ma perché sale? Forse ho capito perché. Perché? Perché tengo ancora premuto i tasti dopo l'analogico e quindi ho il tasto, vedi, che fa il... Ah, quindi sei tu, non è il gioco. È che mi ridà l'input del salire mentre è finito l'altro comando. Amica. Mamma, i biscotti. Oh, questo o la finestra, ma I didn't do it, mommy, it wasn't me. It's okay, sweetheart. It doesn't matter. Dammi un biscotto. Ora posso avere un biscotto? Altrimenti quelle saranno le tue rotule. Niente biscotto. Niente, andiamo fuori. Non possiamo andare fuori. Sì che posso andare fuori. Cioè, ho sbagliato, ridammelo. Sì, sì, devo mettermi... Jody, honey, would you do me a favor? Could you get me a bottle of oil from the garage? Ecco. Sure, no problem. No, tu me lo dai un biscotto?
poi dopo mi fa, posso mettermi le scarpe. Vabbè, ho capito, ma... Ma perché col punto luce? Che è sta cosa satanica? Puoi farci qualcosa? No. Che garage più spaventoso della storia. Sì, comunque un garage più grosso di casa nostra. Sì, tra parentesi. Sì. Mostri. Che agiscono solo dove non c'è luce, perché altrimenti non fanno paura. Certo. Sono loro, no? Aspetta. Thanks, sweetheart. Poi comunque sei una disgraziata, perché quello quanto saranno? 2 litri? No, di più. Sì. Una bottiglia normale, quelle sì. Saranno 5 litri sì, almeno. Sì. Povera bimba, porca miseria. Hey, sweetheart. Dammi un biscotto. Why don't you go outside and play? No, dammi un biscotto. Ma mi hai detto di non uscire prima, ti sei anche preoccupata. Vabbè, sì, ora non ci vuole mezzo alle palle. What's going on? Nothing. I just wanted a hug. Oh! Oh. I'm better now. Okay, I gotta get back to work, honey. Oh. Oh. Quindi fa capire non c'è il padre, no? Perché ci sono solo le foto con la mamma. Sì. Sì, ma io voglio il cazzo di biscotto. Niente, vai fuori. Sbatto, perché non vedo niente. Non c'è niente da fare. Posso salire? Sicuramente. Posso dare fuoco alla casa? Vabbè, qua... Ecco. Ho sbagliato. Se me lo faceva fare. Madonna, che paura! Non me la ricordavo sta cosa. Io boh. Grazie per l'aiuto, Aiden, comunque. Vedi se c'è qualche cazzillo, qualche collezionabile. Niente cazzilli, niente luci magiche. Ah, c'è una cosa a destra? Destra? No, era la renna. Perché te... Ah, perché puoi farci, no? No, è semplicemente il blur la attiva per sbaglio, vedi? È programmata male. La renna è programmata male. Jody, what did we say about going to play in the yard? Sì, ma fa. Ma non rompere le scale. Ma perché non mi vuole in casa adesso? Ma stai calma, non fammi fare i cazzi miei, sono nella mia stanza, ma lasciami stare. E la finestra no, e biscotti no, e non toccare le sedie, e devi andare fuori, e prendimi l'olio, adesso mi frusta. Fammi giocare con le bambole. Ecco. Hey, Fairy Blossom, do you want to come over to my house for tea? Non credo di aver mai visto questa cosa in nessuna mia run di Beyond. Okie dokie, we'll go in my car. I love your car. Yeah, I chose it myself, and it goes really, really fast. Perché la guida la macchina? Aide. We're here, come on, let's go this way. Mai vista sta cosa? Abbiamo scoperto che in realtà è giocosa. What a beautiful house you have. Yes, I love it a lot. My husband gave it to me for my birthday. Hai sentito? Oh. Sì, ho 50 battute da fare, non ne farò nessuna. Oh no. Poi piedi sul tavolo quella. And how is your husband? He's good. He's working. Dai, Aiden.
Aiden, il collo, aggiusta. Why he's so handsome? Ma che vuole giocare lui? Stop that, Aiden. I told you I didn't want to play with you anymore. Ma anzi che non glieli rompe i giocattoli per ora. E niente. Tratto da una storia vera, probabilmente, quel racconto. È una storia biografica, in realtà. Ma quel pupazzetto carinissimo. Comunque, mai nella vita la stanza di una bambina sarebbe così ordinata, eh. Vabbè, niente, non si può fare niente. Va. Mio Dio. Ecco. Oh. Ti devono disegnare quindi sempre la stessa cosa. Sì. Ecco. Vabbè, andiamo. Ah, no, no, c'è l'altra stanza. C'è l'altra stanza. C'è l'altra stanza. Visto che abbiamo fatto bene a farla adesso, sta cosa, così però non la dobbiamo fare più. Senza iniziare così. Morellissimo. Ma no, Aiden. Mom is gonna be mad if we mess with her stuff. Ammazza alle mani magiche, sì sì sì, di candeggina, cioè sarebbe rimasta una schifata sullo specchio incredibile. Ecco, almeno è realistico, cioè da bambino è la noia a mille, poi ti rendi conto che il tempo non è mai abbastanza. Cosa? Tocca tutto. Prendi la pistola di mamma. La pistola di mamma. No! Ammazza. Va bene. Aiden, qua può fare qualcosa? La pistola di mamma. No. C'è l'altra stanza. C'è una cosa forse, no? Ah, c'è il padre. C'è papà. Solo che sai che forse non mi ricordavo minimamente che esisteva il padre. Non mi ricordavo. Quindi nei disegni non è. Zero memoria di questo personaggio. Totalmente rimossa l'esistenza. Ma perché forse di questa... esiste. No, la lampada! Eccola. C'è la lampada! Totalmente rimossa l'esistenza del personaggio. Totalmente. Vabbè, andiamo a avere fastidio. Ha una figura talmente ah! Aspetta. Vedi. La pistola di mamma, dai. Sperando che sia una pistola, non un vibratore gigante. No, dai, è troppo leggero. Ti prego, non farmi fare anche queste azioni. Oh. That photo. It feels strange. As if it were vibrating. Perché è vera. Do you feel that too? Sì, sì, deve piegarla. Devi usare due punti. Esatto. I'm so sorry. I did everything I could.
Che poi mi sta venendo un dubbio. Perché in teoria CIA, studiosi, lo sanno, che dovrebbero saperlo che cos'è Aiden. Cioè, alla luce del fatto che lei non lo sa, perché magari dopo la mamma non gli ha detto niente, i genitori non lo sanno, però teoricamente... Dopo sì. Dovrebbero sapere che cos'è. Dovrebbero sì. Non ricordo se viene rivelato, ma penso di sì. Almeno il dubbio. Chiama la polizia, vai. Hello? Hi, how are you? Oh! I'm fine, thanks. Quei bambini, quei amici this immaginavi. This weather's terrible. All this snow? I hope it'll end up soon. Kids are so difficult when they can't go outside. I didn't stop that. Pure Aiden, lascialo giocare un po', cioè sei anche tu un po' stronzetta comunque. Vuole fare i versini, fagli fare i versini. Già infastidito. Sì, sì, è già infastidito. A Natale stai lavorando. Puoi anche dirgli, ciao tesoro, come stai? Papà sta lavorando, cioè senza magari lo scazzo a mille, comunque tua figlia, capito? Carina, guarda il faccino. Vediamo che sta a fare, vediamo che sta a fare sto grande lavoro. Fa vedere. Va, sì, fammi. Vai, controlla. Triangolo. Controlla se i porno si sta guardando. Allora. No. Non si legge. Che cazzo, ho fatto una combo da Resident Evil, aspetta. Tutto sfocato. No, non si legge. Posso provare a mettermici io, magari. No, senza... perché no. Eh no, non si può. No, Non scrive più mica. Aspetta. No, non si può. Non va. Let it go. Papà. Andiamo fuori in cortile finalmente. Dai, usciamo fuori così la mamma finisce per la cena. Oh! Perfetto. Jody, where are you going? Oh, no, sbaglio. Io... It's the other way, honey. Ma io volevo scappare di casa. Dalle tempo. Hanno il cortile, due piani, tre stanze. Papà scrive su Word. È bravissimo. I'm going. Great. Now I can be bored and freezing. But you don't care, do you, Aiden? You never get cold. Sì, ma neanche caldo. Insensibile. Dai, vediamo. Facciamoci spingere sulla tavola. Aspetta, rompi la. Non puoi rompi il culo, dai, rompi il coso qua. Qui è, vai, rompila. No, gliela accendo. L'ha già accesa. Vabbè, niente. Sta giocando, Aiden. Vai, si diverte un po'. Attenzione, ecco il bonus. Provato. Troppo. Oh, ok, ottimo. Sì. E guarda, ti spingo io. Will you push me out? Mamma mia. Fiu! Esatto. Oh! No, devo farlo... No, che palle, con questo tasto fai il tre... Cioè, fai una mossa da fuga che non serve a niente. Hai rovinato tutto. Guarda. Whatever. It's not fun anyway. Bravo! L'ho hai rovinato tutto. Hai rovinato tutto.
Sì, decisamente è troppo grande per lo scivolo. Ma smetti! Ma non è vero! Sei letteralmente troppo grande, ti siedi e sei già arrivata. Vabbè, ho capito, è uno scivolo per bambini. Guarda quanto è stato divertente. E vabbè, è meglio di niente, capito? Ti puoi sedere, fai. Si stavano pestando comunque, sì, vabbè, subito. Sono maschiacci. We'll just play for 5 minutes and come back. Mom will never know. Sì, ma non ti metti a giocare con i bambini a quell'età lì? Beh, disperata com'è. Finirà malissimo, ovviamente. You can at least give me a hand, Aiden. Guarda, Sabagone non sa controllare Aiden. Aiden, you're the best. Ma sì, rompiamo la staccionata, i ladri sono contenti. Cosa? No. Speravo adesso la capocciata. Hey Jody, wanna play with us? Come on, hurry up and hide then, you're gonna get cream. Colpisci tutti. Forza. Sei un santo, cioè sei proprio la purezza, l'ingenuità. Non questo gesto non Black Lives Matter, cosa? Ma no! Vabbè, niente, chat l'hanno capito. Papà ha fatto una cosa stranissima. Ammazza il cecchino. È mica come da grande poi. L'ha fatta meglio della Last of Us Part 2 questa cosa qualche anno dopo, diciamo. Guarda, si ride, è bellissima sta cosa. You're a dead little girl. I got you. Oh, no, let go of me. No, no, stop. Cazzo, sto soffocando, cioè, fatto dura. Basta! Cioè, te l'ho detto che sono dei piccoli mostri malefici, cioè. Sì, ma spezzagli il collo, cioè. Ancora, guarda, ma sta soffocando con la neve. Ammazzalo subito sto bambino. Visto cosa? Non c'è niente. You saw what she did to me? She's a witch, a dirty rotten witch. What's going on here? She's a witch. I'm telling you. Jodie Holmes is a witch. Come on. Come on, let's go. Come on. Get in the house. What happened? What were you doing in the street? You know you're not allowed to leave the yard. I saw the other kids playing. I just wanted to have some fun. What did you do to that boy? Philip. I didn't do anything. I didn't do it. He was trying to defend me. He thought... I'm sick and tired of your stories. Jody, this time you're really gonna get it. And now! Ecco, bravo. Va, cuccia. Merda. You go to your room. Vacci tu. A scrivere. Now! Sono su due dita, stronzo. Ti sporco pure la casa di neve. Ecco perché non hai dei disegni. Try to get some sleep, sweetheart. Everything will be better in the morning, okay? Night night. Ma tu vuoi bene, papà? Perché in caso chiedo a Aiden.
Non lo saprà nessuno. And you know monsters don't exist. But I'll leave the light on and the door open, okay? Così entriamo. Get some sleep, sweetie. Ok, uccidiamo il padre, forza. So angry with her, Philip. She's just a little girl. Little girl? You've seen what she can do, right? Susan, that's no little girl. Susan, that's a monster. Don't you dare talk about her like that. The things that are happening around her, they're not normal, and they're getting stronger. For the love of God, Susan, what's to stop her from turning on us? Oh, you'll be ridiculous. Non trattarla come un animale. Susan, that thing is like an uncontrollable animal. We have no idea what it's capable of. We have a demon living with us right under our own roof. Maledetta Bibbia, è sempre colpa sua. Susan, it's gonna stop, and it's gonna stop now, before we end up crazy or dead. We agreed to look after a little girl, Susan, but not this. Not this. Posso persino scegliere il lato su cui girarmi. Fosse così facile nella vita vera. Ehi. There's no reason to be scared, Aiden. We're going to sleep, and nothing is gonna happen. Sei uscita dal garage in tempo, attenzione. Attenzione, perché succedono cose brutte. Hai trovato la scatola scarpa, hai fatto cose cattive. Tra l'altro, solo il 27% delle persone ha fatto cose cattive, comunque. Non hai mangiato un biscotto. Io me lo ricordavo che si potevano prendere. Non mi ricordo come, ma si potevano prendere. Non mi ricordo come. Comunque, va bene, dai. Allora, questa live la chiudiamo qua. È durata un bel po'. Sì. Dove lo continueremo la settimana prossima, come al solito, e vi ricordo che la serie verrà ricaricata su YouTube, d'accordo? Quindi se vi siete persi pezzi, se avete saltato pubblicità, seccature, la mamma non vi ha chiamato... Non credo, la settimana prossima, sono perché? Milano. Sei a Milano? Sì. Vabbè, un altro giorno. Sei tutta la settimana a Milano? No. Magari lo facciamo un altro giorno, magari non mercoledì, comunque sicuramente vi restiamo aggiornati. C'è un 73% di persone false, esatto. Grazie a tutti, grazie a tutti.